Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul canale. È veramente da un sacco che non pubblico video, però mi sono tenuto in contatto con voi sulla parte social qui del canale, abbiamo mantenuto un po' di interazione. Tra l'altro, apro una parentesi, ho fatto un piccolo sondaggio per capire se mi seguivate anche su gli altri canali social, nello specifico più che altro Instagram e la pagina Facebook, e mi sono reso conto che in realtà la maggior parte di voi manco sapeva che avessi questi profili. Quindi vi rilascio comunque qua in descrizione, li trovate anche sull'intestazione del canale. Se vi va, seguitemi anche su lì. Più che altro penso che tenderò ad utilizzare sempre di più Instagram e forse un po' meno la pagina Facebook, però vabbè, tendenzialmente cerco di replicare i contenuti su un canale e sull'altro. Comunque, ho intenzione di fare un video dopo questo, lo faccio uscire dopo questa recensione per parlare un po' più in modo diretto con voi e confrontarci su un po' di aspetti che vorrei anche mettere un po' a fuoco per quanto riguarda questo canale. Chi se ne frega di tutte queste robe qua? Partiamo a parlare di questa meraviglia. L'avete vista un po' tutti, ve l'avevo già postata anche sugli altri canali. La macchina da scrivere Lego sembra essere un modello di quelli da avere assolutamente nella propria collezione e devo dire che già esteticamente guardandola, come hanno scritto alcuni, si fa quasi fatica a capire che stiamo parlando di Lego, perché è fatta veramente molto 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 bene. Questo set trae ispirazione dalla macchina da scrivere che stava sulla scrivania del fondatore del Lego Group. Qualche curiosità, qualche cenno storico, per chi non lo sapesse, la macchina da scrivere, i primi prototipi di macchina da scrivere nascono all'inizio del 1800. La nazionalità della nascita di questa invenzione è un po' dibattuta, nel senso che più o meno in quell'epoca in varie zone furono sviluppate queste macchine. Sicuramente l'Italia gioca un ruolo fondamentale con un primo prototipo chiamato tacheografo, se non ricordo male, opera di un italiano tale Pietro Conti. Potremmo definirla come il capostipite di una famiglia di macchine che di lì a breve avrebbero poi invaso le scrivanie un po' di tutti quanti. La produzione industriale in realtà parte a fine 800 grazie alla Remington, che in realtà produceva armi, ma volendo differenziare il settore merceologico hanno deciso di investire sulla produzione di macchine da scrivere. Questa è in breve la storia. Poi la macchina da scrivere è stata oggetto di parecchio lavoro di design e non so se sapete che un esemplare di Valentine, credo si pronunci così, correggetemi se dico una cazzata, è oggi esposta al MoMA di New York. Questo per farvi capire quanto il design sia stato poi importante nel disegnare questo accessorio, che è esistito su tutte queste scrivanie prima dell'avvento del personal computer stampanti che hanno definitivamente mandato in pensione le macchine da scrivere. Ultima curiosità, la macchina da scrivere come questa ha i tasti che sollevano i martelletti che vanno a pestare ciascuno col proprio carattere sul rullo. Nacquero poi le stampanti cosiddetta Margherita, dove invece di avere i caratteri disposti un po', diciamo, a conchiglia, sono disposti su un cerchio fondamentalmente, da lì il nome di Margherita. E poi nacquero anche le macchine da scrivere con la testa sferica. Erano macchine ovviamente elettriche a questo punto, ma furono proprio le ultime tecnologie impiegate prima di essere sostituite appunto dalle stampanti. Comunque, diciamo che per quanto riguarda questo modello Lego, innanzitutto, vabbè, la scatola io la trovo molto bella. Questo fondo nero, del resto il fondo nero che hanno usato anche qua dietro di me, li vedete sullo shuttle, sul coccodrillo, da già un impatto grafico molto molto bello, molto sofisticato se volete. Questo è comunque un set della serie Ideas e che altro dirvi? Sono più o meno 2080 pezzi da assemblare e c'è dentro anche questo nastro che Lego spaccia per nuovo componente, però sarà semplicemente immagino un nastrino rosso e nero in questo caso, perché sapete che premendo un pulsante si sollevava il nastro e si poteva scrivere o in rosso o in nero. Alcuni avevano addirittura il correttore, quindi si ristampava sopra il carattere in bianco. Sul retro della scatola trovate un po' di dettagli, un ingombro di 26x27 cm più o meno, parliamo dell'area di appoggio, e
vi dà alcune curiosità, insomma, c'è anche questo, si parla di questo foglio lettera mandato direttamente dal mega direttore generale di Lego. Adesso vediamo cosa c'è dentro la scatola. Immagino che questo foglio sia stampato e inserito in tutte le scatole, parlano anche di diverse lingue, vediamo se c'è anche scritta in italiano. Basta, che altro dirvi? Direi che l'apriamo così vediamo cosa c'è dentro. Fido taglierino. Fantastico. Sapete che io amo queste scatole che non bisogna distruggere. Ecco qua. Allora. Ok, allora, consuete buste numerate, ovviamente tutte rigorosamente ancora in plastica. Quando arriveremo a queste benedette buste di carta? Boh, chi lo sa. Ah, qui abbiamo, Madonna, abbiamo degli assali, ragazzi, di una lunghezza impressionante. Questi per fare delle mock sono mica male. Mai visti così lunghi. Credo anche questo colore verde menta. Belli. In questo modello sicuramente ci saranno molte parti tecniche, lo vedo già, perché ovviamente avendo all'interno ingranaggi e meccanismi per far muovere carrello e tutto quanto, non si poteva prescindere dall'uso di questi componenti. C'è questa meravigliosa busta, meno male così eventuali cataloghi e cose cartacee non si rovinano, non si spiegazzano, come già è successo in passato. Già dal mio sguardo avete capito che appena ho aperto mi è saltato in mano un adesivo. Sono pochi, dai, questi credo siano quelli che si mettono dietro, davanti. Adesso vabbè, andiamo a vedere. Sono stampati su materiale, credo si veda dall'inquadratura. Poi all'interno abbiamo. Allora, questo che è il manuale, lo vedete? Ok, classico, su fondo grigio e non su fondo nero, grazie al cielo, perché sennò diventa un esercizio per gli occhi. Questo libretto qua, la famosa lettera di cui vi parlavo, questo qua è una sorta di block notice di cui bisognerebbe strappare il foglio nella propria lingua. Ci sono veramente tutte le lingue, è incredibile, ragazzi, bellissimo. Questo è praticamente il foglietto che inserite dentro la macchina da scrivere, bellissimo. Non credo lo strapperò perché mi spiacerebbe un po', insomma, diventa un bel oggetto anche da collezionisti questo qua. È in A5 da quel che vedo, più o meno il formato, quindi vuol dire che la macchina ovviamente non è in scala 1:1, ma è la metà fondamentalmente di una macchina vera. È molto molto bello questo, una chicca. Questi ve li ho fatti vedere, la cosa incredibile è che i tastini della macchina sono tutti serigrafati, mentre questi adesivi. Rimane sempre il solito mistero, perché? Già che c'eravate, lo facevate, a meno che non so se il seriale di queste macchine sia uno diverso dall'altro, però come gestisci la stampa su un adesivo di un progressivo, penso si possa fare tranquillamente su un serigrafato. Vabbè. Dai, allora la montiamo e niente, ci vediamo poi per fare un po' di considerazioni sul modello. Comunque così, di primo impatto devo dire che già mi piace un sacco. Tranquilli, non avete sbagliato canale, non siete su Rete4, però non vi nascondo che io appena ho visto le prime fotografie di questo set, mi sono detto la sigla della signora in giallo la dobbiamo fare. Messa da parte la signora in giallo, direi però di parlare della nostra macchina da scrivere, ve la faccio vedere. Eccola qua. È
È bellissima, devo dire che da un punto di vista estetico nulla da dire. Tra l'altro l'utilizzo di tutti questi plate lisci, abbinato anche a una tecnica di costruzione di affiancamento dei pezzi, la rende praticamente un oggetto completamente liscio. Quindi fate veramente fatica a un primo sguardo a dire è fatta di Lego, se non per questi quattro stud che si vedono sopra le bobine avvolginastro. Questo potrebbe essere un pregio o un difetto, nel senso rendere completamente liscio e poco riconoscibile da un punto di vista di costruzione Lego un modello, da una parte è sicuramente un virtuosismo di costruzione. Da una parte è sicuramente un virtuosismo tecnico di costruzione di un modello come può essere questo, e dall'altra è un po' un nascondere la sua natura legosa, quindi punti di vista, insomma. Non me la sento di dire che sia un pregio o un difetto, in realtà, secondo me, e vi ripeto da un punto di vista estetico, è bellissima perché è fatta veramente molto molto bene. Però quello che adesso sto per dirvi, non so se dipenda da un montaggio che ho fatto io che ha qualche problema, o se sia in realtà proprio la meccanica di questo modello ad avere questi problemi. In generale, il funzionamento della macchina è tutto molto gommoso. Sicuramente dovuto al fatto anche che è piena zeppa di pezzettini di quelli che si trovate spesso nei Technic, che sono molto gommosi, di solito vengono usati per le portiere delle automobili, per chiuderle in modo morbido. È tutto il meccanismo che alza i martelletti, il martelletto in realtà, ma che è inserito in ogni pulsante, ha questi gommini che sono tra l'altro molto ravvicinati tra di loro, quindi tutta questa frizione gommosa è vero che dà una sensazione molto veritiera quando premete un pulsante della macchina, però è tutto molto gommoso, io non trovo altro aggettivo. La stessa cosa vale per il meccanismo di spostamento del carrello, vedete com'è tutto gommoso, perché anche qui per ottenere questo automatismo, che poi non è automatico, nel senso che comunque l'arretramento del carrello lo fate manuale, ci sono quattro ammortizzatori contrapposti, quindi anche lì un meccanismo a molla che rende il tutto molto, vedete? Mentre vi parlo, magari vi faccio scorrere anche, c'è un dettaglio, vedete che pezzi sono stati utilizzati per fare questo. Nelle macchine vere di solito sotto ci sono due ruote con una cordina che serviva a bilanciare lo scorrimento del carrello. Quindi anche questo è, a mio avviso, un difetto, cioè non è un, insomma, funziona ma non funziona benissimo. La barra spaziatrice, vedete, non va, è di bellezza, è ancorata con due assali sul fondo, potete fare questo ma non aziona assolutamente nulla e non fa spostare il carrello. Così come l'unico martelletto scrivente che si muove è uno, tutti gli altri sono finti, sono lì di bellezza. L'altra cosa strana, i tasti hanno solo le lettere, ma non ci sono i numeri, non ci sono tutti i segni di punteggiatura, eccetera, eccetera. Quindi anche qui la rappresentazione è abbastanza approssimativa. Poi la macchina utilizza per alcune finiture, come queste parti qua che vedete, i pezzi satinati, come quelli che abbiamo trovato sul telescopio Hubble dentro il Saturn, scusate, dentro lo Shuttle. In questo caso ne ho trovati parecchi graffiati. È una finitura molto delicata questa, e se buttano nello stesso sacchettino un sacco di pezzi di questo tipo, è ovvio che col movimento, per forza, i pezzi tendono a graffiarsi, quindi è un peccato perché è una bellissima finitura questa qua di alluminio satinato e i graffi li vedete subito. Io ho trovato alcuni pezzi effettivamente che sono graffiati, quindi anche questo qua è un po' un peccato. Per quanto riguarda il montaggio, è un montaggio parecchio ripetitivo. Tenete presente che già all'inizio, le prime pagine, dovete costruire gli stessi componenti, gli stessi assemblati, 9 volte, anche 12 volte. È veramente noiosina. La tecnica è sempre quella, costruirli in parallelo almeno vi passa anche di più. Per montarla ci ho voluto parecchio, perché io ho iniziato che erano più o meno le 2:30, 3, ho finito alle 7 e un quarto, 7 e mezza.
non fermandomi quasi mai. Quindi è bella tosta da montare. Tra l'altro le istruzioni in alcune parti sono un po' criptiche, nel senso che non si capisce che cavolo bisogna fare. Quindi prestate molta attenzione e occhio, perché se sbagliate qualcosa, soprattutto nella prima fase dove si inseriscono, tra l'altro il montaggio avviene in verticale, ho postato anche qualche foto, si vedono questi assali lunghissimi, non li ho mai visti. La macchina contiene 5 assali larghi esattamente quanto tutta la macchina, che sono quei 26 cm, 27. Non l'avevo mai visti, di colore sempre di questo stupendo colore verde oliva, verde latte menta, chiamatelo come volete, molto anni 60 questa tonalità. Quindi prestate molta attenzione durante il montaggio, perché se per caso commettete un errore, tornare indietro è un bel casino, cioè dovete smontare tutto, rifare tutto, ma vi assicuro che la prima fase dove cominciate a impilare tutti gli elementi, anche lì è abbastanza difficoltosa perché gli assali sono molto lunghi, spesso vi fa inserire, cioè con ripetizione perché è modulare, dovete inserire questi pezzi che scorrono su tre assi in contemporanea. È veramente difficile poi tenerli anche tutti ben allineati. Insomma, io penso che magari il funzionamento non preciso che ha la macchina, nel mio caso, possa essere dovuto al fatto che in quella sequenza di montaggio non sono stato molto attento a calibrare la cosa. Però è veramente difficile riuscire ad avere un montaggio pulito e preciso. Questa gommosità dei meccanismi, secondo me, è un problema che in realtà si riscontra soprattutto nei Technic di ultima generazione, che sono molto complessi, perché è vero che riescono a riprodurre cambi sequenziali anche molto complicati e che sulla carta funzionano, ma stiamo parlando comunque di ruote dentate, assali, fori che hanno una tolleranza abbastanza evidente, e su meccanismi di quel tipo serve molta precisione, soprattutto per gli innesti. Quindi questa gommosità di tutti questi meccanismi, a mio avviso, è dovuta anche a questo, cioè a un sistema che comunque si sì, nasce per essere un, tra virgolette, giocattolo, e quindi non ha quelle precisioni di una meccanica, di un materiale che magari, questo è tutto ABS, che magari non è rigidissimo, anzi molto spesso è molto morbida come plastica, e quindi questi potrebbero essere i problemi che si vanno a verificare quando si vuole costruire meccanismi molto impegnativi come questo. Vi avevo già accennato durante l'apertura della scatola, una cosa molto carina, questo blocchettino, dove c'è dentro la lettera del presidente dell'Evo Group, in tutte le lingue, sono veramente tantissime. La cosa molto divertente, secondo me, è che l'indice è fatto a mo' di calendario, quindi in realtà questi non sono i numeri del mese, ma sono numero di pagina con la rispettiva lingua. La cosa un po' bizzarra è che poi sulle pagine interne non c'è il numero di pagina, quindi ve le dovete contare a mano per cercare la lingua che vi interessa. Ok ragazzi, quindi penso di avervi detto tutto riguardo a questa macchina da scrivere. Se dovessi dargli un voto da un punto di vista estetico, io direi che siamo dal 9 al 10, perché è veramente bella. Anche se è una scala ridotta, ovviamente, perché vedete il foglietto che ho inserito è una 5, esattamente mezzo a 4. Però, se mi devo anche se devo valutare la parte tecnica e di funzionamento, io gli darei un 7 ad essere buoni. Quindi, facendo una media, secondo me questo è un modello a cui do un voto finale, che è un 7,5. Però ribadisco, se la comprate e la montate, fatemi sapere se anche voi avete riscontrato questo tipo di problema. Bene, dai, vi ho detto tutto quello che volevo dirvi. Ci vediamo prestissimo con un altro video, promesso, non è una balla, perché come vi dicevo, non sarà un video di recensione, ma un video di quattro chiacchiere con voi, perché volevo un po', anche il vostro parere su come, su che direzione far prendere al canale, fondamentalmente. Ho fatto un po' di riflessioni e volevo discuterne con voi, visto che cominciate, vedo che siete belli interattivi sul profilo. Non mi resta altro che salutarvi e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao a tutti!